Sono qui a Sulmona e a teatro già, sarò stasera alle 21 e insomma mi è arrivata la notizia che il messaggero ha fatto saltare l'intervista che avevo già dato, che mi era stata chiesta e avevo dato per iscritto ieri. Guarda caso, la pagina è cambiata. Lo so, bisogna ridere di queste cose, ma nel paese governato dall'estrema destra che ti porta a processo per ben 3 volte, no? Meloni, Salvini, San Giuliano, 3 ministri che ti portano a processo, tra cui il capo del governo per averli criticati, che cancellano una trasmissione già girata, montata, no? Su Rai 3, cosa ti aspetti? Che vieni bloccato, che tu venga bloccato ovunque, in qualsiasi manifestazione, in qualsiasi luogo, insomma. E laddove ci sei è perché strappi lo spazio. Questo è. Vi lascio qui però l'intervista pericolosa che il caso ha voluto far saltare al messaggero. E insomma, vale la pena sempre ricordare che stiamo governati da un'estrema destra furbissima, che non colpisce chi critica, colpisce solo alcune persone, esattamente come fa Viktor Orban, per permettere a tutti gli altri, colleghi, scrittori o altri, che non si allineano, o non si allineano come dicono loro, di avere paura, di avere paura. E quindi, insomma, eccoci qui, terribile.